strade italiane a perdere la vita Emanuele Svolazzo, 21 anni, vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri sera verso le 19 in via Manzoni a Giugliano, quando due moto sono finite sull'asfalto. Scioccante la dinamica del sinistro. Secondo quanto emerso, le due moto procedevano lungo la strada a velocità sostenuta, con entrambi i giovani alla guida senza casco. Quando un terzo scooter si è immesso improvvisamente in strada, gli altri due hanno sbandato e sono finiti a terra. Emanuele non ce l'ha fatta, sbattuto contro un paletto di ferro a bordo strada, trasportato d'urgenza in ospedale, è giunto già morto, aveva un trauma all'addome e una ferita molto profonda alla testa. È andata meglio al ragazzo che era sull'altro scooter, anch'egli caduto, le cui condizioni non sono state definite preoccupanti. Svolazzo lascia il padre ed un fratello, non aveva più la madre, morta prematuramente. La dinamica di quanto è accaduto è al vaglio degli inquirenti. Emotivamente molto toccanti le scene al pronto soccorso del San Giuliano di Giugliano, dove familiari e amici sono arrivati disperati dopo aver ricevuto la notizia dell'incidente.